Nell'ambito di questo panel sono l'applicazione degli strumenti ADR per la gestione delle crisi aziendali, l'anteprima dell'avvocato Gerardo Iorlano, che però è qua con noi perché è un confronto con l'avvocato Iorlano, intendiamo sempre approfondirlo sul tema perché stasera gli argomenti sono di assoluta innovazione, anche sociale. Il tema della mediazione applicata all'ambito sanitario e alcuni approfondimenti del tema già affrontato questa mattina legato alla mediazione nel contesto del microcredito. Lascio la parola per poi introdurre l'argomento impresa all'avvocato Petrosillo. Sì, esatto. Gli avvocati Bosi e Barbantini sono presenti in aula? Perfetto, prego, per un saluto Media Ostiensis. Sì, permettimi una cosa, vieni Gustavo. Allora, l'avvocato Bosio non è qui presente. C'è una mediazione e poi rientra. Allora, l'avvocato Gustavo Barbantini è una colonna dell'Osservatorio sull'uso dei sistemi ADR. Perché? Perché insieme a loro, insieme all'avvocato Gustavo Barbantini, abbiamo organizzato questo evento. Io ti ringrazio perché tu sei stato il nostro tramite di collegamento col Consiglio dell'Ordine Forense di Roma e hai provveduto, diciamo, a promuovere quella che era oggi la nostra attività. Ti lascio volentieri quindi la possibilità di questo saluto alla platea. Grazie, ringrazio tutti i presenti che oggi sono venuti in maniera così, con tutta questa attenzione, nonostante le ore trascorse insieme con gli interventi tutti degli autorevoli relatori. Io ringrazio l'Osservatorio, ringrazio la dottoressa Tempesta, il dottor Battaglia, tutti i relatori e voi. Vedo tanti colleghi, avvocati, tanti presidenti degli organismi di mediazione. Nel corso della mattinata abbiamo sentito il presidente Catricalà e il sottosegretario Cosimo Ferri alla giustizia, tutti concordi in questa scelta, implementazione di questi sistemi alternativi, di queste ADR, Alternative Dispute Resolution, cioè trovare dei sistemi alternativi al processo che ormai sta in crisi da tempo. Però non è soltanto un qualcosa di deflattivo, sentivamo prima il professor Sanduli che era contrario all'obbligatorietà, però in Italia purtroppo non abbiamo questa cultura della conciliazione, dell'accordo che è presente in altri stati, per esempio negli Stati Uniti dal 76. A me quello che dispiace è che noi avevamo questi sistemi della conciliazione fin dall'antica Roma, poi tutti copiano da noi italiani e poi noi andiamo a riprenderli all'estero pensando che è qualcosa che invece avevamo in casa e che abbiamo poi abbandonato. Diciamo col codice del 42, con quel ventennio poi si è cercato di accentrare tutto nello Stato, ma prima la giustizia togata era relegata soltanto per determinati casi residuali, c'erano i conciliatori, c'era addirittura il comando dei carabinieri, cioè c'era tutta una giustizia anche sul penale che era molto molto degiurisdizionalizzata, come adesso diventa difficile poi pronunciare questa parola, e un po' come quello stanno auspicando adesso i politici, di cercare un pochettino di non gravare troppo con tutti questi milioni che l'Italia poi deve andare a pagare di sanzioni per la lentezza. Adesso abbiamo fatto la Pinto della Pinto già l'anno scorso a seguito di quel convegno che facemmo col presidente alla Sala Europa della Corte d'Appello. Il presidente della Corte d'Appello ci spiegava, allora hanno un carico di 50.000 cause in Corte d'Appello soltanto della Pinto sulla Pinto, cioè i risarcimenti dei danni sulla legge Pinto, su quelle cause del risarcimento, quindi è il doppio del carico quello ordinario. Questi mali vengono da lontano, abbiamo visto già come dall'abolizione delle preture, che prima avevano le varie corti d'appello, se pensiamo a Lazio, Tribunale di Anzio, secondo grado Tribunale di Velletri per le impugnazioni, la vecchia pretura di Anzio. Con l'abolizione delle preture abbiamo Tribunale di Velletri, Castelnuovo di Porto, Tivoli, tutti in corte d'appello qui a Roma, diventa insostenibile, ecco che ti danno questi rinvii al 2019. Noi grazie a questa cultura della mediazione abbiamo cercato, grazie anche a questi convegni che facciamo con cadenza annuale e anche semestrale,
di far capire come il sistema della mediazione è qualcosa di efficace, che funziona, anche sulla mediazione delegata, che poi quello è il grande bacino, perché lì sulla mediazione delegata abbiamo visto che anche sia in tribunale sia in corte d'appello, finché non sono precisate le conclusioni, è possibile da parte del giudice disporre la mediazione delegata, quindi pena l'improcedibilità. Quindi poi abbiamo visto che tutta la giurisprudenza che la mancata attivazione mediazione, quindi di una mediazione effettiva, cioè non fermarsi al primo incontro informativo che ci ricordava prima l'avvocato Giordano, anche ha spiegato in un convegno a Milano dove ho avuto il piacere di partecipare, e l'informazione, quello è un momento fondamentale. Il decreto del fare ha reintrodotto questo primo incontro gratuito. Io come presidente di un organismo di mediazione potevo essere un po' deluso. Io, il presidente Mediosensis, che ha resistito a tutte quelle, abbiamo visto la Corte Costituzionale, prima hanno tolto l'indennità, poi il TAR, il Consiglio di Stato, ha rimesso almeno quel 48% delle spese, quelle dei diritti di segreteria, perché anche non è una onlus, ha dei costi, non possiamo far gravare sempre tutto a costo zero. Quindi si danno soldi per tanti carrozzoni, invece poi questi organismi poi si devono poi basare soltanto sui professionisti e sulla professionalità del professionista. Quindi professionalità del professionista è importantissima informare il cliente, gli avvocati, che spesso non hanno quella conoscenza così. Adesso proprio ieri c'era una mediazione dove il cliente dice: guarda, a me mi ha revocato il decreto ingiuntivo perché opponente opposto, tutta quella diatriba, non avevo iniziato con l'effettivo mediazione a seguito del primo incontro gratuito. E dico: guarda, attenzione, quindi te sei obbligato ad entrare. Poi c'era una sentenza dell'ultima ora della terza sezione della Cassazione Civile, che tutti conoscete, che invece ha detto no, non c'è questa regola del decreto ingiuntivo, quindi si stabilizza. Quindi anch'io in buona fede, se non mi ero poi documentato, se non mi ero professionalmente aggiornato, non avrei potuto informare e consigliare le parti e i clienti per qual era la strada migliore, che abbiamo questa mediazione intimamente connessa con il procedimento poi di causa, quindi col 96, col 116 CPC sulle spese aggravate del 96, il 116, che addirittura il giudice può trarre argomenti di prova dalla mancata presenza della parte e del legale. Noi vediamo spesso le assicurazioni, le banche, che spesso neanche vengono al primo incontro. Adesso stanno un po' cambiando perché hanno avuto qualche, certo, diciamo, qualche condanna di quelle forti. Una notizia dell'ultima ora: parlavano prima del decreto di stabilità, che volevano addirittura togliere la responsabilità medica, sì, e fare questa ATP, questo 696 bis, accertamento tecnico preventivo. A mio avviso è un'assurdità, perché queste stanno funzionando. Invece, quando viene organismi come il nostro, che hanno anche la CTU unilaterale, quindi possono fare una CTM mediazione, loro in 3 mesi riescono a raggiungere un accordo, che viceversa passano 2-3 anni soltanto per il primo grado, se va bene. Tanto è vero, quando poi arriva questa CTU unilaterale fatta da un organismo terzo imparziale, quel nostro iscritto al numero 630 del Ministero della Giustizia, come tanti altri efficienti organismi seri e professionali in Italia, tu vedi che c'è veramente un calo del contenzioso e il win to win, cioè che entrambe le parti vincono, hanno una soddisfazione reciproca. Quindi strumento efficace, come si è visto nel corso dei lavori della mattinata, che sono poi proseguiti. Quindi io vi ringrazio della partecipazione molto 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 attenta, e auguro a tutti, insomma, un felice Natale e un buon anno sempre con grazie, grazie per l'intervento, che sì, è un ottimo intervento di collegamento all'anteprima che c'è stata durante l'orario del pranzo, in quanto si è parlato proprio degli effetti giurisprudenziali nella nuova modalità operativa di porre in atto le best practice nel corso dei procedimenti di mediazione e di come i regolamenti degli organismi di mediazione devono adattarsi agli orientamenti giurisprudenziali, sia per la possibilità di avviare unilateralmente i procedimenti di mediazione in assenza dell'adesione delle controparti, semplicemente affinché la procedura possa essere amministrata secondo le più ampie potenzialità che la stessa può fornire alle parti, sia la possibilità di esperire consulenze tecniche terze nel corso del procedimento di mediazione e la possibilità di
addivenire alla formulazione di proposte conciliative all'interno del procedimento da parte delle parti stesse, oppure nell'ambito del procedimento di mediazione da parte del mediatore ai sensi dell'articolo 11 e con gli effetti dell'articolo 13. Ne parliamo come se la giurisprudenza avesse introdotto una leva innovativa al procedimento. Invito tutti i presenti a leggere, disponibile sul sito giustizia.it, la circolare del 4 aprile del 2011 del Ministero della Giustizia, quindi arrivava molto prima della sentenza della Corte Costituzionale, molto prima del decreto del fare, molto prima di tutte le novità che sono state interessate, che hanno interessato il procedimento di mediazione. Rispetto a come il Ministero della Giustizia incentivava l'uso dello strumento della mediazione, con gli avvii unilaterali, con la formulazione della proposta del mediatore e anticipando quella che poi la giurisprudenza per molti ha costituito grande stupore, ma che francamente la lettura della norma e l'analisi del razzo del legislatore non dovrebbe assolutamente sorprendere. Lascio la parola all'avvocato Petrosillo. Grazie molte. Io chiederei, prendo spunto da quello che è stato il minimo comune denominatore di tutti e tre i panel, cioè la fiducia, e chiamerei sul palco il professor Pagano, perché ci ha già relazionato nel primo pomeriggio, per un breve saluto, proprio perché lui ha affrontato questo problema della fiducia e dell'importanza del ruolo che la fiducia ha non solo nell'ambito della mediazione, ma come è stato visto anche nel secondo panel, nell'ambito del credito e non solo del microcredito, ma si è parlato anche di fiducia delle banche o di fiducia nelle banche, anche stante l'attualità. Quindi chiamo il professor Pagano un attimo, grazie, per un saluto. Beh, io non posso che ringraziare per questa giornata, per questa possibilità che mi è stata data, e ribadisco quanto ho già detto in precedenza. Oggi in tutte le professioni c'è un valore aggiunto nella formazione, cioè al di là delle competenze strettamente tecniche occorre una formazione più ampia su base umanistica, quella che noi abbiamo trascurato in Italia, pur essendo noi i padri dell'umanesimo. Cioè la competenza relazionale, la competenza, diciamo, di interdipendenza attiva con l'altro, diventa elemento fondamentale per poter risolvere le controversie. Cioè, senza questa formazione, anche sul piano umano, è molto difficile che si possano formare dei professionisti che possano poi agire nell'ambito della mediazione. Questo per quanto riguarda il settore di cui ci stiamo occupando, ma vale un po' per tutte le professioni questo aspetto. Ad esempio, io insegno nelle professioni sanitarie a Taranto e dico sempre ai fisioterapisti che il rapporto con il paziente è un rapporto umano, non è un rapporto soltanto tra medico e paziente, ma è un rapporto umano, e il paziente in quel caso ha bisogno di essere supportato, a volte anche per cose non proprio tecniche, ma proprio perché ha bisogno di essere di sentire vicino l'operatore. Allora, questi sono gli aspetti sui quali poi mi auguro si possa fare una riflessione ulteriore. Grazie ancora. Grazie molto, professore. Un altro aspetto su cui forse tutti i panel si sono soffermati è quello del cambio di cultura. All'inizio del congresso il professor Catricalà ha parlato proprio di un'assunzione di responsabilità. In quest'ottica uno dei focus più importanti è quello SOS Impresa, e chiedo pertanto all'avvocato Enrica Maria Ghia di relazionarci su proprio questo cambio di cultura e sulla valenza sociale positiva del risanamento aziendale presso le istituzioni e l'opinione pubblica. Grazie.